Abbiamo indetto il bando, l'avviso per la selezione dell'associazione che poi gestirà il mercato dell'antico in piazza, previsto per la quarta domenica del mese. Abbiamo voluto rafforzare il principio della qualità, abbiamo strutturato un avviso che, insomma, ponesse al centro proprio il rispetto di quelli che sono i requisiti che siamo certi daranno al mercato dell'antiquariato della nostra città una caratteristica importante, perché noi dobbiamo cercare di far sì che sia un appuntamento appunto caratterizzante non soltanto della nostra città ma dell'intera regione, come un po' quelli che sono i modelli virtuosi in giro per l'Italia. Ecco, ci tenevamo da tempo, abbiamo concretizzato un progetto che siamo convinti ci porterà a realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma anche a beneficio di tutto l'indotto. Insomma, nel bando noi abbiamo indicato un massimale di 80 posteggi, è chiaro che è un numero massimo, ma siamo convinti che tante saranno le adesioni, tante saranno le risposte e poi quello che sarà il compito della commissione è proprio quello di valutare al meglio l'indirizzo che abbiamo dato, lo ripeto, è proprio quello della qualità, perché riteniamo che la nostra città meriti un mercato dell'antiquariato di livello e che possa essere attrattivo per tutto il territorio.